Senti, Fabrizio, per la prossima categoria io da solo non gliela faccio. Chiedo il tuo aiuto, chiedo che tu mi dia una mano. Quando serve io... Questo mi fa molto piacere, sta a significare che c'è veramente una grossa, bella collaborazione fra noi due. Vero che si rischia qualcosa, no? No, non credo, non dovremmo rischiare niente. Dobbiamo lanciare la categoria Cinema Straniero in TV. Premia Claudia Cardinale. Grazie di essere intervenuta. Una domanda che così mi hanno pregato di rivolgerle. Sì? È vero che ci sarà un seguito del Gattopardo? Non lo so. Non lo sa? No. Dice veramente la verità, dica lo giuro, non lo so. No, non ho bisogno di giurare, non lo so. Non lo so. Ma comunque se ci fosse lei parteciperebbe volentieri, farebbe... Sempre la stessa parte. Ma come si fa a fare la stessa parte? sarebbe assurdo. Un po' assurdo. Vabbè, però lei pensa che non ci sia questa eventualità? Non lo so. Non lo so, ecco. Non lo so vuol dire che forse sì. Allora, vediamo un po' chi è che vince. Vuole allora, leggere cortesemente? Arnold Schwarzenegger. Es ist wirklich einmalig und ich bin sehr gerührt, per diese Show dabei zu sein. Sì, sì, es ist wunderschön. Io gli do ragione perché... Ich habe so viel Spaß mit so vielen Stars von der ganzen Welt hier. Ja, ja, ja. Und es ist auch ein großes Vergnügen mit Claudia Cardinale hier. Is anyone interpreting? Nobody, I think. No one? No. What's the matter here? No, benissimo. Oh, è bello questo dialogo this fra sordi. Benissimo. Senti, apposta chiedevo il tuo aiuto, vieni, che tu con le lingue te la cavi benissimo. Il tedesco lo conosci benissimo. What I was saying is how wonderful it is to be here at this show, to be invited to this show, and to get this wonderful trophy here from Claudia Cardinale, who I've seen for many years in all these movies, and finally I get to meet her on stage. Molto amici, eh? Beautiful. Thank you. You sexy W. Really? E si fa giusto, Ha spiegato che si conoscono. Sì, sì. No, forget all that. Sì, signore. You see this guy down here? This is Franco Colombo, Mr. Universe, Mr. Olympian, world champion powerlifter. Let's get a shot of Franco Colombo here. Yeah, he's Italian. Yeah, he's right here. It's Franco Colombo, my very, very good friend. And he's from Sardinia, from Italy. Yeah, from Sardinia, yeah. In pratica lo allena, lo ha sempre allenatore, il suo allenatore. Il suo allenatore. He doesn't look it, but I mean he's very strong. Yeah, there's other things wrong with him. Ecco, è molto forte anche se non sembra, ma anche lui è molto forte. Sembra. Sembra. No, sembra. Io con questo non ci litigherei mai, proprio. Assolutamente. Dunque, lui adesso ha abbandonato un po' le parti, diciamo, di forza bruta, eccetera, e si è dedicato al film brillante, no? No, I always like to do a variety. No, a me piace sempre fare film di vario tipo. Mi piace i film di azione, d'avventura. Però nel contempo mi piace anche un genere più leggero. Quindi forse c'è una svolta nella mia carriera. E chi lo sa, mi piace cambiare un po', andare avanti e indietro. No, gli vogliamo chiedere quella cosa del ristorante? No, invece io devo dirgli una cosa molto importante che credo farà piacere a lui. Cioè, un suo grandissimo amico che sta lavorando in Italia è partito questa mattina alle 6 in aereo pur di venire qui
alla presenza del pubblico e di quelli che sono i telespettatori di questa trasmissione per salutare il suo grosso, grande amico, Sylvester Stallone. Hey, come out here, come on. Yeah, come on. Vieni, 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 dai. Come on out here. Vieni, caro. This is really a surprise. Questa è una vera sorpresa, ma dove l'avete trovato? I thought that he's in a mountain. Pensavo che stava nelle montagne scalando sulle rocce. Doing cliffhanger. Facendo la riscalata con le mani. No, anyway, it's a privilege to be here. No, è veramente un piacere, un privilegio essere presente qui nella mia madre patria. C'ero già stato un paio di anni fa ed è bellissimo viaggiare qui in tutto questo cerchio viaggiante e il mio congratulo per il tuo premio. No. E non negare che ti fa piacere. So che gli italiani, non so se lo sanno, ma noi siamo soci in un ristorante, Planet Hollywood. Era quello che volevamo chiedere. We do movies maybe down the line together. We own restaurants together. Noi abbiamo, facciamo i film insieme, teniamo i ristoranti insieme. Hanno messo un ristorante insieme. Furbi, vedi. Cioè, anche perché se c'è qualche cosa che non piace, chi s'azzarda andare a dire che a me sta cosa non sta bene. C'è ecco che arrivano i padroni. Dico, nel loro ristorante, loro sanno cucinare. Do you know how to cook, you said? Of course. Certo che sappiamo cucinare. Sylvester e io cuciniamo tutto il tempo. Lui fa gli spaghetti e io faccio le cotolette alla milanese. Allora, Stallone fa gli spaghetti. Sì. Che è Bruce Willis. E Bruce Willis. È il nostro socio. Un terzo partner. I drinks invece. È lui. Willis. Lui fa i cocktail. Arnold, scusi se la chiamo così, Arnold, si chiama così Arnold, e se lei, Arnold cosa sa preparare? Le Wiener Schnitzel. Ho detto le Wiener Schnitzel, le cotolette alla milanese. Le bistecche. La cotoletta alla milanese. Uova, ribos, uova alla cocco, uova strapazzate. Beh, insomma, ristorante vario, mi pare, insomma. Se lui ci potesse spiegare come prepara queste cotolette. È molto semplice, si prende del vitello, e poi si prendono delle uova e si fanno fettatine, si prende delle uova e si gira sopra e sotto, poi si toglie, poi si mette nella farina bianca e poi si mette nel pane, nella mollica grattugiata, dopodiché si mette in una padella e naturalmente ci deve essere dell'olio a riscaldare. Bisogna mettergli il berretto da cuoto, scusate, e dopo una descrizione di questo genere se lo mette adesso. Ha spiegato a Milano come si fa la milanese. Thank you for leaving me here. Di fronte al cappello da cuoco è scappato. Ha approfittato anche per fare la pubblicità il suo ristorante che è qui girato l'angolo, però spiegare la cotoletta che credo sia soprattutto milanese, sì. Così a Milano è il colmo secondo me, comunque è veramente un personaggio simpatico, simpaticissimo, un personaggio forse credo diverso da quello che noi potevamo immaginare. Sì. Pensa che potrei chiedergli un bacio. Vuoi un bacio da... Che dice? Guarda, questo è quando bacia stridola. May I kiss you? No. Let me get ready. My God. Un momento, mi preparo. No, you can kiss me. No, forza, kiss bacia. Me you. Okay. Thank you. Oh, you're welcome. Bye. Bye.
È una bisteccona italiana. Ma prima di ritornare a sedermi, tengo a ringraziare il signor Cavaliere Berlusconi per essere stato un ospite così munifico e per aver fatto venire qui dei divi di tutto il mondo qui a Milano e averci consentito di goderci veramente questi giorni. Ringrazio il Cavaliere Berlusconi. Ringraziamo Claudio Cardinale che ci ha aiutato a capire. Grazie. Thank you. Grazie Claudio, grazie, arrivederci. Grazie. Un calorosissimo applauso a questo grande, simpatico attore.